All'alba del 25 giugno 1950, le forze comuniste della Corea del Nord oltrepassarono il 38° parallelo, che segnava la linea di demarcazione con la Corea del Sud. Quel giorno era una domenica, la prima domenica d'estate. Il mondo sembrò colto di sorpresa. I nordcoreani avanzavano rapidamente col loro esercito equipaggiato alla russa. L'attacco era condotto in 4 punti diversi e completato con operazioni anfibie. Ore dopo l'inizio dell'aggressione, i carri nordisti erano nei sobborghi di Seul, la capitale della Corea del Sud. I sudcoreani erano in rotta. Il presidente Truman era rientrato precipitosamente dalla sua città natale di Independence, dove trascorreva il weekend. Nelle sue memorie, Harry Truman ha raccontato questo viaggio. Mentre volavamo, ebbi agio di riflettere. Durante la mia generazione, questa non era la prima volta che i forti avevano aggredito i deboli. Mi rammentai di alcuni casi precedenti, Manciuria, Etiopia, Austria. Ricordai che ogni qualvolta le democrazie rimasero inattive, gli aggressori furono incoraggiati a seguitare. Se questa sfida non fosse stata raccolta, ci saremmo ritrovati a una terza guerra mondiale, così come incidenti simili ci avevano portato alla seconda. Appena a Washington, Truman aveva deciso che forze aeree e navali degli Stati Uniti appoggiassero i sudcoreani